Si riparte con un importante e nuovo avviso voluto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Si tratta di Investimenti Sostenibili 4.0, rivolto a tutte le imprese del Mezzogiorno d'Italia e quindi della regione Campania che lavorano in un settore specifico che è il settore manifatturiero, cioè la sezione C dei codici Ateco. Queste imprese devono essere delle micro, piccole, medie imprese iscritte regolarmente al registro imprese competente e operare da almeno 2 anni con opportuna regolarità contributiva e nel rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. In cosa consiste questo incentivo Investimenti Sostenibili 4.0? È un contributo in conto capitali per investimenti di sostenibilità ambientale, ma in particolar modo di Industria 4.0, che permettono un miglioramento, un incremento, un adeguamento dell'attività stessa. Il contributo prevede precisamente una parte a fondo perduto e una parte a tasso agevolato. Nel dettaglio, sono ammessi piani di investimenti con una spesa minima di 750.000 euro e una spesa massima di 5 milioni di euro. E comunque una spesa massima non superiore al 70% dell'ultimo fatturato da bilancio approvato. Il contributo copre il 75% delle spese ritenute ammissibili, prevedendo fino a un massimo del 50% a fondo perduto e il 25% a tasso agevolato. Ma che cosa questo avviso permette quindi di acquistare? Le spese ritenute ammissibili riguardano opere di adeguamento di natura muraria non superiore al 40% del piano di investimenti, acquisto di attrezzature, macchinari, impianti, arredi nuovi di fabbrica, nonché anche consulenze specialistiche che possono riguardare anche diagnosi energetico o altre tipologie di consulenze. È tutto ciò che rientra nell'immateriale definito come Industria 4.0. Le domande di partecipazione possono essere presentate a decorrere dal 20 settembre e l'invio delle domande a decorrere dal 18 ottobre del 2023. Cosa facciamo per le nostre imprese? Innanzitutto uno studio di fattibilità del progetto, la redazione del progetto del business plan fino al monitoraggio e la rendicontazione del progetto stesso. Non esitate a contattarci.